Io so solo che gli italiani hanno fretta, che la mia casella mail è piena di gente che cerca lavoro, che ha problemi col mutuo e che non ne può più di un'immigrazione fuori controllo. Chiunque voglia perdere tempo, voglia votare il più tardi possibile, pensi a inciuci destra e sinistra, non fa il bene del paese. Quindi io ripeto, la Lega è disposta ad allearsi con chiunque abbia le idee chiare, voglia votare in fretta e ribaltare questo paese, ribaltare il sistema fiscale, ribaltare questa Europa, riprendendo il controllo della moneta. Chi ci sta è il benvenuto, chi ha tempo da perdere lo faccia da solo. La Lega ribadisce, portino in Parlamento qualsiasi legge elettorale, noi gliela votiamo, basta che gli italiani possano andare a elezioni subito, perché l'emergenza è il lavoro, l'emergenza sulle tasse, oggi leggo che l'Europa chiede all'Italia di mettere nuove tasse sui cittadini italiani, mai. Mai con la Lega al governo queste richieste di Bruxelles vengono rispedite al mittente. Ci dica Berlusconi se vuole perdere tempo o vuole andare a elezioni velocemente. Il centrodestra governa bene a livello locale, oggi sono uscite le statistiche delle regioni, Zaia è il governatore più amato d'Italia e Maroni è terzo. Quindi laddove si rispettano i patti e la Lega conduce le danze, evidentemente i cittadini sono contenti. Se devo leggere quello che vuole fare Berlusconi a livello nazionale, Prodi è bravo, viva la Merkel, viva l'euro, viva le banche, magari mi accordo con Renzi, sicuramente questo non è il futuro che ho in mente. Se Berlusconi sostiene le battaglie nell'interesse degli italiani sulla sovranità monetaria, sullo stop all'immigrazione, sul cambiamento totale di questa Europa, è il benvenuto. Se, come leggo, preferisce Renzi e la Merkel, meglio soli che male accompagnati. La metà degli italiani non vota più perché non crede più alle promesse, alle minestre riscaldate. La Brexit ha vinto nonostante tutto e tutti, Trump ha vinto con idee chiare e coraggio, la Le Pen farà lo stesso e quindi non si vede perché in Italia si debba morire di inciuci, si debba tornare indietro di 25-30 anni.